Dopo due sconfitte consecutive torna al successo la The Flex, che piega a domicilio 84 a 78 dopo un overtime la Dolomiti Energia e sale a 6 punti in classifica. Stesso bottino per l'Aquila, che patisce il quarto stop di fila. Esposito fa debuttare Roberts, ma deve rinunciare a Magro. Primo periodo senza strappi, 13 a 14 al decimo. In avvio di secondo Flaccadori regala 6 lunghezze di attivo ai viaggianti. Replica dei Toscani, che impattano al quattordicesimo, 33 a 36 all'intervallo. Nella ripresa, 6 triple di un incredibile Petway consentono al quintetto di casa di salire sul più 12 al 28esimo. Flaccadori, Forrai e Lighty non ci stanno e la Dolomiti Energia rientra a meno 3 al 30esimo. Altri 2 canestri da oltre l'arco di Petway ridanno 8 punti di vantaggio alla The Flex. Kraft, Hogue e Lighty ricucciano di nuovo lo strappo al 39esimo. A pochi secondi dal termine dei regolamentari, Roberts porta Pistoia sul più 3, ma Baldirossi fa 3 su 3 dalla lunetta. Supplementare. Petway non si ferma più, Butt gli dà una mano. Trento si arrende. 15 su 30 da 3 per la The Flex, contro il 3 su 21 degli avversari, che hanno ceduto 21 possessi. 43 punti per Petway, con 10 su 14 da 3, 9 su 9 ai liberi, 7 rimbalzi, 5 falli subiti e 46 di valutazione. Dall'altro lato, 22 per Flaccadori, 6 assist di Lighty.